Antonio Di Rocco si aggiudica la quarta edizione del Gran Gala di Canto Città di Sulmona, una voce per Sanremo. La manifestazione canora, che da 4 anni or sono alliete e capoluogo Peligno, anche quest'anno si è chiusa con un esito positivo, e a fare un bilancio è proprio l'ideatore dell'iniziativa, Nicola Dianni. Un esito molto positivo, abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo all'inizio, vedere dei ragazzi giovanissimi esibirsi, vincere un po' la paura, il timore, le ansie di queste prime esperienze. A noi è la quarta, ed ora ci propinquiamo a raggiungere Sanremo per il 4° anno di seguito, a settembre, fine settembre, con la speranza, abbiamo già una ragazza che quest'anno parteciperà ai provini di Sanremo Giovani, e magari mandare qualcun altro in una scoperta e continuare così anche per il futuro. Due giurie, una tecnica e una selezionata fra il pubblico presente, hanno scelto 7 finalisti che all'inizio di ottobre 2014 potranno godere di un'emozione speciale, quella di recarsi al Teatro Ariston di Sanremo e accedere ai provini. Con loro ci sarà anche Veronica Di Rosa, giovane talento sulmonese che parteciperà di diritto. Ti stai preparando a questo grande appuntamento? Guarda, sto cercando di vedere qualche inedito insieme a degli amici che sono lì a Sanremo, e niente, dobbiamo aspettare le prossime selezioni a ottobre. La serata del Gran Gala è propedeutica un altro appuntamento musicale per il capoluogo Peligno, in programma il prossimo 21 giugno, evento che aprirà ufficialmente il cartellone estivo del comune di Sulmona. Ad annunciarlo è Luciano Marinucci, che ha partecipato alla manifestazione in doppia veste, sia come vice sindaco, assessore alla cultura, sia come appassionato di musica. Io penso che siccome noi dobbiamo curare soprattutto i nostri talenti, io ci credo molto, e tant'è vero che è un mio grande pensiero, un mio grande sogno, quello di realizzare un grande concerto, un gran galà, il primo festival di Sulmona, che sarà realizzato a Piazza Garibaldi il 21 di giugno, perché questo bellissimo spettacolo non deve rimanere rinchiuso sicuramente in questo bellissimo teatro, ma deve uscire all'esterno. I primi 7 di questi 14 ragazzi che siamo esibiti stasera parteciperanno il 21 giugno grazie anche alla collaborazione comunale in Piazza Garibaldi. Riproporremo una serata similare a quella di questa sera, con la speranza che anche il popolo di Sulmona, insomma, ecco, all'aperto possa partecipare, e la doppia speranza è quella che possano rimanere sia contenti che apprezzare tutto il lavoro che c'è alle spalle in un anno, insomma, di scuola di canto e di capacità e caparbietà di questi ragazzi. Antonio Di Rocco!